faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Mil che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi andiamo a fare un outfit ragazzi, non è molto particolare però è carino da vedere. E questo outfit è buono sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna. Allora, in primis dovremmo avere questa tenuta con i pantaloni viola, però magari volete farlo in un altro modo, io ho trovato questo abbinamento di colori e mi piace. Questa tenuta la potete portare fuori dalle attività a terra e sotterra o qualunque attività che le abbia. Quindi una volta che avete questa tenuta andate a vedere le scarpe. Allora, come avete visto, io vi ho fatto vedere alcune viola che ci stanno bene, però io metterò le bianche ragazzi, quindi andrò a mettere un paio di scarpe bianche perché il completo sarà tutto completamente viola e bianco. Quindi andiamo a mettere questo tipo di scarpa qui, poi ce ne sono svariate, io vi do uno spunto, poi voi fate quello che cazzo vi pare o fate come meglio credete, insomma, no? Poi una volta messe le scarpe ragazzi andiamo a mettere una giacca in categoria giacche comode, andiamo a mettere la giacca bianca. Ripeto, questo completo lo potete fare sia per uomo che per donna, quindi è abbastanza semplice con tutte le varianti che volete. È anche carino da vedere, diciamo. Una volta fatto ciò ragazzi andate in guanti. Allora vi spiego una cosa, quando avete questo tipo di jogger ci sono dei guanti che si buggano, che in pratica vi escono fuori quelli bianchi però con le dita tagliate ragazzi. Voi andate a mettere quelli marroni se non mi sbaglio e vedrete che rimane il guanto bianco di lana con le dita tagliate, cosa che è difficile fare, insomma, cioè difficile fare, non è difficile fare, però normalmente il guanto bianco con le dita tagliate non c'è, si trova solamente in questo, quando si usano questo tipo di joker ragazzi. Allora a questo punto, quando abbiamo diciamo fatto questi passaggi, andiamo a salvare tutto. Ora scriviamo il completo giustamente, andiamo a salvare e ci dirigiamo alla spiaggia, al negozio di maschere per il prossimo passaggio. Qui ragazzi non serve che facciate qualche bug particolare, in questo caso andiamo a mettere semplicemente un passamontagna dashi bianco. Come vedete, parecchie maschere quando diciamo si hanno i completi questi diciamo tirati fuori dalle attività si buggano con le maschere, quindi non dovrete fare tanti passaggi come in altri completi, insomma, no? Quindi andiamo a mettere questo passamontagna qui ragazzi, che riprenderà un po' tutto il completo bianco, e andiamo a fare il penultimo passaggio ragazzi, o uno degli ultimi passaggi, insomma. Ci dirigiamo a un telescopio, corriamo verso il telescopio, premiamo la freccia destra, apriamo il menu interazione, andiamo in accessori, stile accessori, e andiamo a selezionare gli occhiali che ci interessano. In questo caso io metto gli occhiali sportivi con diciamo sfumatura blu e viola. Vediamo se riesco a farvi vedere che tipo di occhiali ho messo. Questo tipo di occhiale qui ragazzi. Una volta messo questo occhiale potete allontanarvi tranquillamente dal telescopio, che il bug rimarrà, insomma. A questo punto andiamo a mettere la borsa delle rapine, potete metterla come non metterla, insomma, a vostro gusto ragazzi. Io la metto giusto per avere un aggeggio in più, diciamo, per avere un optional in più. Quindi diventiamo CEO se abbiamo la possibilità, o se no recuperiamo un elicottero. Io in questo caso divento CEO, chiamo un Buzzard e metto un completo, anzi il completo che ha il borsone ragazzi. Quindi andrò a prendere quota e mi lancerò.
Mi butterò dall'elicottero. Adesso andiamo a vedere il resto del glitch. Quindi quando siamo a una quota considerevole ci andiamo a buttare dall'elicottero, apriamo il menu interazione, andiamo in stile, selezioniamo il completo in cui stiamo lavorando. Quindi io in questo caso prima aprite il paracadute, non fate come stavo a fare io, sennò vi schiantate. Andate in stile, selezionate il completo, io in questo caso si chiama viola e bianco perché viola e bianco, e rimanete qui. Quando vedrete che si starà sfilando il paracadute, quando toccherà terra e starà per sfilarsi il paracadute, dovete prendere e premere il tasto X, niente di più semplice, ovviamente sempre con il menu aperto. Adesso andiamo a vedere come. Qui premete il tasto X e automaticamente il borsone si trasferirà nell'altro completo. A questo punto, ragazzi, salvate il completo. Io ce lo metto, diciamo, il visore notturno, però potete anche non metterlo. Magari ad alcune persone non piace il visore notturno, l'effetto che ha, quindi potete anche non metterlo. Per mettere il visore notturno dovrete averlo salvato così come ce l'ho salvato io, senza passamontagna. Basterà schiacciare X sul completo in cui l'avete e poi ritornate sull'altro completo che volete metterlo, e il gioco è fatto, ragazzi, e il completo è fatto. Spero che questo completo vi piaccia, spero che sia di vostro gradimento. Lasciate un like, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.